tantissime cose che bisogna cominciare ad accettare e ad analizzare con grande precisione. Prima il primo ragazzo aveva fatto una domanda e diceva: questo è un film di fantascienza, no? Infatti noi non lo consideravamo un film di fantascienza. Io ho battezzato anche un termine, un neologismo, da questo punto di vista, quindi mi arrogo il pensiero di poter dire che questo è un film di real scienza. Insomma, ho creato questa specie di nuovo genere anche un po' per difendere e proteggere il film dal fatto di poter essere etichettato come fantascienza, cosa che sarebbe andato a ledere la sua volontà di comunicare delle cose invece molto ben precise, e anche per creare, come dire, una sorta di progetto, no, audiovisivo, culturale, basato anche sia su lavori grafici, filmici, ma anche sull'incontrarsi fisicamente, come stiamo facendo stasera, che credo che sia sempre la cosa migliore, il poter vibrare insieme, quindi riuscire a in qualche maniera a far coincidere i pensieri e farli in qualche maniera provare una sorta di sincronicità proprio fisica, che è molto diverso da leggere le cose su internet, che è molto diverso da leggerle traslate da altri mezzi. Insomma, dirsele guardandosi in faccia credo che lasci un segno molto più forte, ed è molto più facile anche da poter trasmettere con più convinzione tutto il resto. Quindi il poter anche accettare nuove realtà e capire che tutto sommato questa piccola realtà che viviamo è tutto possibile, come allora ecco che la Bibbia, le scritture sacre non sono nient'altro che un copione che deve essere rispettato, è uno scrivere un'epopea, un'epoca e tutto il resto, che non è necessariamente deve avere un valore di sacralità, così come ci è stato imposto per poter in qualche maniera governarci in maniera ancora più estrema e rigida di come infatti ci troviamo davanti. Nel frattempo la tecnologia nel corso dei secoli ha subito delle variazioni, quella ha subito delle piccole variazioni, ma perché? Perché la tecnologia, per poter controllare l'umanità, devi fare in modo che rimanga, come dire, lontana dalla tecnologia, però piano piano gliele deve regalare un pezzetto per volta. Noi oggi viviamo in un mondo in cui pensiamo che la tecnologia di cui disponiamo sia il top della tecnologia, mentre in realtà noi stiamo usando i rimasugli di una tecnologia legata al mondo fisico, sono, come dire, pallide espressioni di una tecnologia che non è basata soltanto sulla potenza orizzontale, sulla potenza fisica della tecnologia, ma è basata anche su altri tipi di configurazioni, che da questo punto di vista dobbiamo essere pronti a pensare, come dicevamo all'inizio, che la realtà che noi percepiamo è una piccolissima parte di quello che possiamo chiamare universo, e soprattutto è soltanto una piccolissima parte di quello che noi consideriamo il nostro potenziale, cioè la nostra possibilità di percepire la realtà è veramente molto limitata, e limitata dal punto di vista visivo nel campo della tridimensione, quindi già lo dice il termine stesso, tre dimensioni è un campo assai ristretto da quel punto di vista, ma soprattutto c'è il discorso del suono, cioè del fatto che noi viviamo anche delle onde, viviamo delle vibrazioni, siamo un'intonazione, quella che noi potremmo essere considerati, come dire, una sinfonia, e ognuno di noi potrebbe essere una canzone, un passaggio, siamo un insieme anche di frequenze e vibrazioni che riusciamo a percepire fino a un certo punto. Lì dove non riusciamo più a percepirle, probabilmente, e qui mi piacerebbe che Tristano cominciasse a dire la sua, si crea un'altra idea. Infatti abbiamo usato spesso il termine realtà. Cosa significa con questo termine? Cos'è la realtà? Cos'è che rende reale la realtà? Ce lo siamo mai chiesto? Faccio una domanda. C'è qualcuno in questa sala che è in grado di osservare oggetti o persone qui presenti? Nessuno è in grado di osservare oggetti o persone? Sì? Siete sicuri? No, non serve dentro. Certamente, sì. L'astrofisica dice che il 90% del nostro universo è sconosciuto, e questo è inversamente proporzionale col nostro 10% della nostra corteccia che stiamo usando attualmente. Almeno non tutti, ma buona parte di noi usa solo
il 10%, anche meno. Tornando al discorso, se osserviamo realmente gli oggetti presenti nella nostra realtà, voglio... Tutti voi, immagino, vi ricordate a scuola che si parlava della rifrazione della luce bianca, ovvero sia quando un oggetto è bianco è perché riflette tutta la luce. Se questo oggetto è nero, semplicemente assorbe tutta la luce. Cosa significa questo? Qua dobbiamo già cominciare a sospettare qualcosa. Qualcosa non quadra. Noi non osserviamo i colori dei nostri presunti oggetti che orbitano nella nostra realtà. Osserviamo qualcos'altro. Inoltre, non osserviamo neanche gli oggetti direttamente, ma osserviamo il riflesso della luce che impatta sul presunto oggetto e ne riflette una morfologia che io definisco una morfologia bidimensionale espansa, poiché la nostra percezione, il nostro stato ordinario di coscienza, non è in grado di osservarla realmente tridimensionalmente, poiché non riusciamo ad osservare un oggetto tridimensionale in tutte le sue facce. E qui capiamo che non stiamo osservando realmente un oggetto, osserviamo un semplice riflesso, una fotografia tridimensionale che possiamo in qualche modo paragonarla a un ologramma. Questa pellicola fotonica che riveste tutto ciò che è intorno a noi e gli dà una morfologia che noi crediamo sia di matrice tridimensionale, anche qui è un'altra nostra percezione limitata, poiché Hilbert, che è diventato un Nobel per questa sua scoperta, ha scoperto che le conchiglie, nella loro morfologia, non è possibile che siano tali con solo tre coordinate cartesiane. Ci vogliono almeno altre ulteriori tre coordinate. Stiamo parlando di un mondo esadimensionale. Queste tre coordinate che noi non osserviamo stanno a indicare che noi stiamo in qualche modo proiettando un'immagine dell'oggetto che stiamo osservando che è un'immagine parziale. Al di là del fatto che siamo ciechi nell'osservare il nostro ambiente, poiché i nostri oggetti presenti nella nostra realtà non sono oggetti, sono onde di frequenza. Onde di frequenza invisibili, non sono a noi direttamente visibili. Questo tavolo, le vostre sedie, non sono direttamente visibili. Inoltre, non siamo nemmeno in grado di toccarle. Noi pensiamo di toccarle. In realtà cosa sta succedendo? La mia mano, in questo momento, tocca il tavolo, non riesce ad affondare nel tavolo. Perché? La mia mano ha un campo di elettroni, questo tavolo ha un campo di elettroni, questi due campi si scontrano. Perché si scontrano? Avete presente due magneti della stessa polarità? L'effetto che fa se voi provate a avvicinarli? C'è una forza invisibile che li allontana. Questa repulsione elettrostatica degli elettroni presenti nei cosiddetti oggetti non permette che la mia mano tocchi direttamente il tavolo, ma sta solo nella sua superficie, nella sua superficie orbitale. Se noi realmente potessimo toccare gli oggetti della nostra realtà, cosa accadrebbe? Creeremo una fusione nucleare. Perché? Per toccare la materia è il nucleo, ovvero sia le particelle che definiamo protone e neutrone. Se noi toccassimo
realmente il protone e il neutrone, creeremo una fusione. Vi immaginate, stringete la mano a qualcuno, un'esplosione. Prendete in mano un oggetto, un'altra esplosione. Sarebbe un'ecatombe più di quanto non sia già questo mondo in mano ai grandi burattinai. Cosa ne concludiamo da questo? Ne concludiamo che la materia non solo è invisibile, ma anche immateriale. Il materialismo si basa sulla materia. Il materialismo si basa sulla fede dell'invisibile. Il materialismo è una religione professata da alcuni scienziati, ma non da tutti, ovviamente. La realtà concreta, la realtà granitica che noi occidentali pensiamo di vivere costantemente è stata già nel passato in qualche modo criticata dai grandi filosofi orientali e dai mistici orientali, ma anche in Occidente, basti pensare a Hume, Berkeley, Schopenhauer, hanno criticato questa realtà. Non solo, poi si è dimessa di mezzo anche la scienza con neuroscienziati dal cargo di Carl Priban oppure di fisici quantistici come Bohr a criticare la nostra visione comune di ciò che è reale, di quello che noi crediamo sia reale, e in realtà noi non stiamo osservando niente di reale. Ok, wow. Anatomia della realtà, dall'allegoria della caverna al paradigma olografico. Sarò molto sintetico. Anatomia del nostro universo. Cos'è la frequenza? L'universo, come diceva prima Varo, noi siamo della musica, noi siamo frequenza, noi siamo note all'interno di una grande sinfonia cosmica. L'universo è una sinfonia di frequenze elettromagnetiche. La frequenza è la matrice del nostro universo. È il costituente ultimo dell'infinitamente piccolo mondo subatomico. È il lego elettromagnetico olografico con cui si crea la piattaforma della nostra vita, della nostra realtà. Nell'immagine... spettro della radiazione elettromagnetica. Questo è il nostro universo, questa è la nostra realtà. Qui c'è contenuto tutto ciò che c'è, almeno per la nostra attuale concezione, per la nostra attuale coscienza ordinaria, perché la scienza si basa su una coscienza ordinaria e non è una supercoscienza che permette di osservare realmente l'infinito sconosciuto che noi attualmente chiamiamo universo. Come diceva prima, il 90% del nostro universo è sconosciuto a noi. Ora, nell'onda viola leggiamo compressione dell'informazione nella figura d'onda dell'universo. Sul lato sinistra l'onda è molto strecciata, i picchi e le valli sono molto distanti a livello spaziale. Qui è il nostro mondo, il mondo dell'informazione, il mondo delle lunghezze d'onda bassissime. Noi viviamo in un mondo a bassissima frequenza. Siamo vicini alle onde radio che captano le nostre radio, siamo vicini alle onde che i nostri televisori ricevono. Siamo nella banda più estrema e a più bassa frequenza, a più bassa informazione presente nell'intero spettro. Più quest'onda viola che vedete è l'onda complessiva, l'onda pilota che struttura tutto il nostro universo, a noi conosciuto e sconosciuto, il visibile e l'invisibile. Più l'onda si comprime a livello spaziale e più c'è l'iperinformazione, più entriamo nel mondo dell'ipercoscienza, una cosa che al momento la comunità di realtà umana non ha accesso, assolutamente non ha accesso. Nella seconda voce leggiamo tipi di radiazione, lunghezza d'onda in metri, radio dai 10 alla terza. Ci sono onde che raggiungono i 100 km. Qui entriamo nel nostro mondo. I nostri oggetti
sono oggetti con una lunghezza d'onda molto lunga. Le microonde, ad esempio, lavorano sulla radice meno 2, qui stiamo lavorando con i centimetri, ma man mano che saliamo di frequenza, e il metro di misura della frequenza è l'Hertz, vediamo che l'onda si compattifica, c'è maggiore informazione e c'è maggiore energia. Abbiamo... Questa era, sì. Ok, carcere sensoriale tridimensionale. Platone, ai suoi tempi, si rese conto che l'uomo è all'interno di un carcere sensoriale tridimensionale. Prima vi ho fatto un po' di esempi sul fatto che noi osserviamo qualcosa di invisibile e lo osserviamo attraverso uno spettro di radiazione che lo definiamo spettro visibile. È da lì che noi osserviamo quest'altro spettro in cui noi viviamo in questo momento. E Platone si rese conto di essere cieco a una realtà superiore, si rendeva conto che ci mancava di pezzi nella nostra percezione e ha creato un'allegoria, l'allegoria della caverna. Per chi non la conoscesse, brevemente, in questa caverna ci sono delle persone che fin dall'infanzia sono state incarcerate, non hanno modo di poter girare la testa, possono osservare solo davanti a loro, sulla parete. In questa parete ci sono delle immagini, ci sono delle ombre che si muovono. Queste ombre emettono dei suoni, emettono dei rumori. Questi prigionieri credono, avendo vissuto per tutta la loro vita davanti a questa parete, credono che questa sia la realtà. Noi effettivamente siamo nella loro stessa posizione, perché che noi crediamo di vedere la realtà, in realtà vediamo le ombre emanate proprio dalla luce. Chi è che crea queste ombre? Sono gli uomini dietro questi prigionieri che grazie al fuoco proiettano delle immagini, delle ombre, e grazie alla riverberazione della caverna i rumori che fanno questi uomini ai prigionieri sembra che veramente provengano dalle ombre. Immagine. Sì, grazie. Un po' come il cinema, tutto sommato, che va, che cos'è? È una mera riflessione. Il cinema è soprattutto come i mass media. Esatto. È il mondo delle ombre, i mass media. Beh, anche perché da un punto di vista dell'osservazione dell'occhio, sì, cioè l'occhio non fa differenza tra la realtà e un film, cioè a livello di informazione, no? La percezione di un film proiettato dà lo stesso impulso al cervello di una realtà vissuta, non sa che stiamo andando al cinema. È realtà. Questo accade soprattutto quando dormiamo, per il cervello stiamo vivendo la realtà. Perché non ci muoviamo? Perché il nostro cervello manda dei neurotrasmettitori che paralizzano il nostro corpo. Se no, se non ci fossero questi neurotrasmettitori, noi cammineremo, vivremo come vivremo adesso. Perché non fa un distinguo fra quando dormiamo e quando siamo consci. Qui c'è il tracciato dell'elettroencefalogramma. Qui è... gli scienziati hanno tracciato il nostro cervello musicale. Se vedete nei quadri a sinistra, vedrete la sigla HZ, Hertz, è il metro di misura della frequenza. Questo metro di misura, che va dai 0 fino ai 42 Hertz, corrisponde agli infrasuoni e ai suoni. Il nostro cervello emette infrasuoni e suoni. Per questo è uno strumento musicale a tutti gli effetti. Questo strumento musicale può creare delle composizioni belle o delle composizioni brutte. Come si fa a fare un distinguo? Il distinguo si fa se queste composizioni sono coerenti, c'è una coerenza quantistica intrinseca nella vibrazione dei network neurali, oppure se non c'è una vibrazione coerente. Ossia, creano delle disarmonie i nostri cervelli quando sono desincronizzati. Noi, nello stato beta, che va dai 12 ai 29,9 Hz, siamo nel nostro stato ordinario di coscienza. In questo momento voi siete in questo stato, io sono in questo stato, solo in alcuni momenti entriamo in una trance. In questo stato è lo stato a più bassa coerenza quantistica e
con minor sincronicità emisferica. Siamo nello stato peggiore assoluto con cui suona il nostro cervello. Come pensiamo, come possiamo pensare di poter percepire la realtà da questo stato? Eppure da questo stato i religiosi parlano dai loro pulpiti, gli scienziati da salotto parlano di scienza, gli artisti mediocri creano la loro arte. Invece i scienziati, i ricercatori che fanno nuova scienza, i mistici oppure artisti di un certo livello lavorano su altre bande di frequenza. Queste altre bande sono lo stato alfa e lo stato teta. Lo stato alfa ha quel numero magico di 8 Hz, che è il numero con cui è la nota, diciamo, con cui si sincronizzano i nostri due emisferi. Questo stato, noi incominciamo ad avere una coerenza neurale tale da percepire maggior segnale dell'ambiente e pertanto riusciamo a percepire maggiore livelli di informazione della nostra realtà. Salendo nello stato teta c'è ancora maggiore coerenza e qui entriamo nel mondo della meditazione profonda. Questo stato ce l'abbiamo quando siamo bambini ed è per questo che da bambini riusciamo ad assorbire così tanta informazione. La neuroplasticità dei nostri cervelli è esagerata, siamo delle spugne, il nostro cervello è talmente coerente che è in grado di ricevere tantissima informazione perché è come se fossimo più vicini all'ipercoscienza rispetto al nostro attuale stato ordinario. Noi ai bambini insegniamo di abbassare le frequenze del nostro cervello, noi li stiamo in qualche modo, li stiamo uccidendo il cervello, perché questo stato, questo abbassamento di frequenza del cervello, che da bambini abbiamo una frequenza che in realtà è più bassa, ma un valore più alto di coerenza, attraverso la nostra educazione, attraverso i filtri sociali che li mettiamo, attraverso tutte quelle sovrastrutture che mettiamo nel bambino, condizionamenti, lo portiamo ad avere un cervello che comincia a generare note stonate. Lo stato delta è uno stato particolare perché è lo stato in cui quando noi ci addormentiamo la nostra coscienza, il nostro io, la nostra personalità si spegne e entriamo nell'altrove. Questo altrove è una porta d'accesso ad altri reami di coscienza, ad altre zone, altre bande di spettro presenti nello spettro elettromagnetico. Percezione. In qualche modo, in base alla coerenza quantistica del nostro cervello, siamo o meno in grado di percepire più o meno informazione presenti nello spettro elettromagnetico. Questo è a titolo di esempio. La percezione, noi abbiamo una percezione tridimensionale delle cose, ma se noi in qualche modo potenziassimo i nostri attributi neurali, riusciremo ad avere accesso ad informazioni e anche a percezioni che esulano sia dalla tridimensionalità sia dallo spettro visibile. In qualche modo allargheremo lo spettro visibile, che ricordo, noi stiamo osservando in questo momento una frazione di spettro che va dallo 0,00004 allo 0,00007 centimetri. Tutto il resto della nostra realtà, del nostro spettro, c'è invisibile. Uomo 10%. Qui abbiamo detto prima del fatto che il 90% del nostro universo è a noi sconosciuto proprio perché in qualche modo noi lavoriamo solo con il 10% della nostra neocorteccia, no del nostro cervello, della nostra neocorteccia, perché il nostro cervello, il sistema limbico lavorano alla grande,
e purtroppo è la nostra neocorteccia che non lavora alla grande. La caduta del dogma umano-centrista. L'uomo non solo vive ai bordi della galassia su un piccolo pianeta vicino a un comune stella medio-piccola. L'uomo vive ai bordi dello spettro elettromagnetico, nella zona più a bassa frequenza, più a bassa informazione. Noi viviamo vicino alle onde radio e... grazie. Andiamo avanti. Alle onde radio della nostra TV, delle nostre radio. La percezione e la vita all'interno dello spettro M sta per elettromagnetico. Leggete, a metà c'è lo spettro visibile, in quello piccolo segmento di spettro. Noi non stiamo osservando lo spettro visibile, stiamo osservando lo spettro a onde lunghe. Questo spettro a onde lunghe è la nostra realtà, i nostri oggetti fatti, strutturati da onde di frequenza a bassissima lunghezza d'onda. Andiamo avanti. Questo è il risultato. La coscienza uguale realtà. In base al nostro livello di coscienza c'è il nostro livello di realtà. Noi determiniamo la realtà. Noi determiniamo la realtà. Perché noi vediamo solo quello che siamo in grado di osservare e pertanto noi creiamo una realtà che ovviamente è artificiale. Questo perché non ci sono in realtà solo le problematiche dei limiti genetici, del fatto che noi ascoltiamo entro un range stabilito dello spettro udibile, osserviamo in un range dello spettro visibile. In realtà questi spettri sono molto più larghi, ci sono molti individui che riescono a sentire suoni che noi non udiamo, a vedere cose che noi non vediamo, perché hanno gli spettri allargati. Questo perché hanno neocortecce e una comunicazione fra neocorteccia, sistema limbico e cervelletto molto avanzato che permette loro di avere una maggiore visione d'insieme. Qui entriamo nelle extradimensioni. Le extradimensioni sono un concetto presente nelle moderne scienze. La teoria delle stringhe, che è una teoria musicale creata dai teorici delle stringhe, prevede che questa stringa, che è il costituente ultimo della materia, come dicevo prima, non è nient'altro che un moto di vibrazione unidimensionale o a più dimensioni. Proprio perché la teoria delle stringhe prevede un universo basato su 10 o su 26 dimensioni. La teoria delle stringhe, ai tempi dei greci, si pensava che il costituente ultimo della nostra realtà, del nostro universo, fosse l'atomo di Democrito. Poi in seguito si è scoperto che c'è un qualcosa di più intimo all'interno dell'atomo, qualcosa di più piccolo, e quella era la particella. Poi si scoprì che all'interno della particella c'era un'altra particella ancora più piccola chiamata quark. E infine si scoprì, attraverso una matematica che è ancora teorica, la stringa. La stringa prende proprio questo nome dalle strings, ovvero sia dagli archi presenti nell'orchestra, viole, violoncelli, violini. E c'è una correlazione perché la stringa genera matrici che chiamiamo materia, chiamiamo energia, chiamiamo luce, chiamiamo colore, eccetera, come la corda di un violino genera suono. C'è una sorta di correlazione. Le extradimensioni sono occulte al nostro stato di ordinario di coscienza. Senza entrare nello specifico di cos'è la quarta dimensione, sennò andiamo avanti. La distinzione fra passato, presente e futuro è soltanto un'illusione, anche se piuttosto insistente. Questo l'ha detto Albert Einstein in un suo momento di lucidità. Purtroppo nella sua vita non è sempre stato molto lucido questo scienziato tanto blasonato, ma che aveva dei limiti concettuali rispetto ad altri scienziati meno conosciuti, ma molto molto più progrediti di questo signore. Questa frase è molto bella, però. Sì, molto bella, infatti è estremamente molto bella, infatti lo cito proprio per la bellezza di questa frase. Il tempo è la quarta dimensione, uno spazio percepito a metà. Questo è importante per il discorso anche del fenomeno del parassitaggio. Esatto. Noi siamo quell'occhiolino lì in basso, che c'è la freccetta, vede solo il suo presente. Dietro di sé, alle sue spalle, c'è il passato, davanti a lui c'è il suo futuro. Questa linea corrisponde alla quarta dimensione che noi chiamiamo tempo. Per noi
non siamo in grado di osservare il passato, lo possiamo ricordare, no? Non siamo in grado di osservare il futuro se non con la remote view, ma questa è un'altra storia. Nel nostro stato ordinario di coscienza noi possiamo osservare solo il presente. Se un ipotetico osservatore a 4D osservasse la coordinata che noi chiamiamo tempo, osservasse il nostro tempo, dalla sua vetta, dalla quarta dimensione, riuscirebbe a percepire istantaneamente sia il passato che il futuro. Noi non riusciamo a percepirlo perché il tempo per noi è una percezione spaziale percepita a metà. Per un essere della quarta dimensione osserverebbe in tutta la sua estensione la coordinata tempo e pertanto riuscirebbe a osservare il passato e il futuro contemporaneamente. Pertanto avrebbe accesso a molta più informazione e pertanto saprebbe come vanno le cose se vuole manipolare esseri tridimensionali. Poverini che guardano solo avanti in attesa che accada. La fortuna è che queste entità del parassitaggio hanno anche loro dei limiti, poiché se parassitano sono per forza di cose limitate, hanno una visione di insieme limitata e pertanto hanno dei limiti. Andiamo avanti. Il tempo è un'idea astratta quando ci riferiamo ad esso, impieghiamo semplicemente il concetto di movimento o mutamento, infatti il tempo non esiste, è un concetto astratto. Come lo misuriamo il tempo? Attraverso il movimento nello spazio, il movimento del sole nell'arco delle 24 ore, il movimento, il mutamento delle stagioni. Non abbiamo altri modi per osservare il tempo, perché il tempo non esiste, è solo un'astrazione umana di una coordinata spaziale che noi non percepiamo. Sì, per noi dal nostro punto di vista, sì. Più la nostra coscienza si espande e più il tempo è osservabile come spazio, perché abbiamo accesso a più dimensioni. Più la nostra coscienza si espande e più abbiamo accesso a bande di frequenza più elevate e siamo in grado di essere coscienti di maggior quantità di informazioni. Più il nostro cervello è coerente, più osserviamo, più percepiamo informazioni. E qui chiudo con questa interpretazione dello spettro M. Questa è la nostra realtà, questo è il nostro universo. Sul lato sinistro osserviamo i vari spettri, le varie zone con cui la scienza ha suddiviso lo spettro intero, dalle onde radio, microonde, infrarosso, visibile, ultravioletto, raggi X, raggi gamma, raggi cosmici, fino al punto zero, al punto d'origine, che non è il Big Bang, è il punto zero. Associato a questi spicchi ci sono le dimensioni. Le onde radio nel nostro mondo, basato sulle onde radio, i nostri oggetti sono fatti di onde a bassa frequenza, la nostra coscienza si basa su onde a basso spettro, a bassa frequenza, e abbiamo gli esseri all'interno di queste realtà hanno una percezione tridimensionale. Più saliamo negli spettri a più alta frequenza e più la percezione inevitabilmente aumenta di percezione e osserviamo altre coordinate cartesiane, altre dimensioni. Sul lato destro è speculativo ovviamente, nelle onde radio, ovvero sia nel nostro mondo, le religioni l'hanno chiamato mondo materiale, preso la scienza, inferno per gli gnostici noi stiamo vivendo nell'inferno, e Maya per gli Hindù, per le dottrine orientali. Tra le microonde e l'infrarosso, questi reami a noi superiori, è stato in qualche modo dato il termine di inferno per le religioni monoteistiche, anche politeistiche, inframondo, Gehenna, e sul step successivo, sul reame successivo, il regno visibile, che ha a che vedere con la luce, perché è lo spettro dove noi siamo in grado di penetrare attraverso la nostra visione lo spettro, è stato definito paradiso, regno di luce, pleroma. Quando le religioni parlano del paradiso, del regno della luce, del tunnel di luce, si stanno fermando al terzo gradino dello spettro e nulla di più. Le religioni
non hanno accesso all'iperconsapevolezza, all'ipercoscienza, hanno accesso solo a limitate bande di spettro e non le comprendono appieno. All'interno dello spettro infrarosso, dello spettro visibile, vengono incasellati determinate coscienze, determinate tipologie di comunità di realtà, determinate intelligenze. Queste intelligenze sono chiamate alieni fisici se provengono dalle onde radio, dal nostro mondo. Vengono chiamati alieni extradimensionali se esulano e partono da spettri di banda superiori. Vengono chiamati fantasmi. Fantasmi lavorano sull'infrarosso, lavorano su stati della materia che in qualche modo sono correlati agli ectoplasmi, agli plasmoidi, il quarto stato della materia. Sono chiamati jinn per le culture medio orientali, elementali nella nostra cultura, arconti per gli gnostici, demoni e los voladores. Ecco, los voladores e gli arconti sono correlati. Questo termine, los voladores, coniato da Castaneda, che tutti, immagino tutti voi conoscete, parlò di queste entità inorganiche che parassitano, vampirizzano l'uomo. A differenza degli studi di Malanga, questa sorta di parassitaggio è di origine diversa, nel senso che innestano la mente, innestano la loro forma mentis nella nostra forma mentis. In qualche modo ci sovrastrutturano la nostra mente con una loro mente costituita, particolare, che in qualche modo ci allaccia a livello di entanglement, in qualche modo entrano in comunicazione diretta con questa sovrapposizione della loro mente e la nostra mente. Gli arconti, invece, queste entità che hanno creato il nostro mondo, nella Pisti Sofia si parla che assorbono la nostra luce divina, la nostra scintilla divina, perché se ne nutrono. Queste ricerche sono in qualche modo corroborate da un ricercatore, una persona che è partita come un uomo d'affari e che poi ha avuto delle esperienze particolarissime, è uscito dal corpo, inizialmente pensava di essere impazzito, in seguito, grazie al suo psichiatra e grazie a una serie di persone che lo hanno aiutato, si è scoperto che questo individuo era in grado di bucare la nostra realtà tridimensionale, di bucare il nostro reame di frequenze, delle onde radio, di frequenze a bassissima lunghezza d'onda, e ha cominciato a entrare in altri reami e ha cominciato a conoscere, in qualche modo interagire con altre entità. Una di queste gli parlò e gli disse che alcuni, chiamavano intelligenze, ci stavano in qualche modo, avevano trasformato questo pianeta, lo avevano geneticamente predisposto, l'avevano preparato, avevano creato proprio le strutture genetiche per fare in modo che noi fossimo niente di più che una fattoria dove succhiare la nostra energia. Quale energia? Un'energia specifica. Questa energia specifica ha a che vedere con le nostre emozioni, nello specifico emozioni negative, paura, rabbia, tutta quella fascia di emozioni che sono, ognuna di queste emozioni ha una specifica pattern di frequenza, sono specifiche modulazioni di frequenza, specifiche note. Queste note, che per noi sono note inudibili, per loro sono banchetti di energia purissima dal loro punto di vista. E queste informazioni sicuramente sono un po' angoscianti, però chiudo con qualcosa di positivo. Il fenomeno del parassitaggio può essere in qualche modo bloccato, perlomeno ci si può difendere,
Come fare per questo? Bisogna riempire il nostro spettro di coscienza. Cosa significa? Significa che dobbiamo diventare consci di tutte le nostre risposte emotive, istintuali, razionali o pseudotali, di tutte quelle sovrastrutture che ci hanno programmato a rispondere in un determinato modo, a osservare la realtà in un determinato modo. In qualche modo dobbiamo renderci conto che noi non siamo quello che pensiamo, non siamo quello in cui rispondiamo nei confronti dell'ambiente esterno, nell'input ambientale, noi siamo altro. Noi dobbiamo levare via tutte queste sovrastrutture che sono inutili, appesantiscono la nostra frequenza base, e nel momento in cui comprendiamo questo, che siamo altro che la nostra matrice, la nostra elaborazione del segnale ambientale, per essere veramente integra e pulita, deve appartenere a noi e non a qualcun altro. Pertanto dobbiamo diseducarci a osservare con gli occhi della società. Dobbiamo in qualche modo sincronizzare i nostri biemisferi, e qui magari ci si può aiutare con tecniche e tecnologie, perché lo stesso Monroe creò delle tecnologie per aiutarci a potenziarci. Anche lo yoga, ci sono varie tecniche presenti in diverse scuole che ci aiutano a destrutturare, ad abbattere queste sovrastrutture, tutti questi schemi di linguaggio della persuasione che ci vengono innestati, tutti gli schemi che in qualche modo non ci fanno osservare la realtà per quello che è, e non ci fanno osservare noi per quello che siamo e tutti i nostri potenziali, perché abbiamo veramente tantissimi potenziali che non possiamo in qualche modo sviluppare, perché non siamo consci di possedere, perché osserviamo con gli occhi di coloro che ci vogliono tenere in questo stato di ignoranza. Noi abbiamo questi mezzi e possiamo fare qualcosa, pertanto vi consiglio di impiegare delle tecniche, di fare qualcosa per far crescere la vostra mente, la nostra mente. E una volta che faremo questo, avremo dei grandi doni nella nostra vita, riusciremo a fare grandi cose che adesso non riusciamo a fare, perché abbiamo dei blocchi che ci stanno limitando. Anche la programmazione neurolinguistica può essere un aiuto potente, un aiuto. La programmazione neurolinguistica sta aiutando tantissimo i controllori a in qualche modo inscatolarci dentro una scatola che non ci permette di valorizzare noi stessi. Se noi usiamo queste tecniche, compresa la PNL, ci potenziamo e apriamo le ali e possiamo cominciare a tornare nello spettro più alto da dove siamo provenuti, dal punto zero. E qui è l'inizio del nostro viaggio. Grazie. È stato questo. E credo che sia stata una stupenda, deliziosa introduzione a una possibilità, che è quella che poi stavamo descrivendo anche all'inizio, cioè la potenzialità, la capacità di poter aumentare la percezione della realtà. Questo è, per esempio, potrebbe essere, diciamo, uno schema base per incominciare a parlare di questo. Purtroppo mi dicono che abbiamo pochissimi minuti a disposizione, ci cacciano, in poche parole. Aspetta che c'è una domanda. Purtroppo ti do da pochi secondi, perché mi fanno gesti addirittura, che vedo sei tipo festival. È una domanda interessante che, insomma, potrebbe, no? Così mi fa ragionare tutti quelli che sono seduti qua e trovare, perché vedi quante se ne trovano, vedi come si aprono, no? Tante finestre, eccetera, eccetera. Purtroppo, appunto, mi hanno segnalato, appunto, che abbiamo pochissimi minuti, tra tantissimi, insomma, ci sono anche altri ricercatori qua che ringrazio di essere pervenuti, Alessandro Fornaci e Claudio Kesmina, ha detto anche Nadir, alzati un attimo Claudio perché mi fa piacere presentarlo, seguitelo sul suo sito, è uno dei pochi astrologi che si comportano, diciamo, scientificamente, serissimamente. Il
Claudio è riuscito a capire quando sarebbe avvenuto il terremoto. Spiega un attimo. L'8 maggio abbiamo scritto sul sito www.ilnadir.com, potrete leggere che l'8 maggio ho scritto tranquillamente che il 20 maggio ci sarebbe stato un terremoto a Faenza, ho sbagliato di qualche chilometro. Ma la prossima volta cerca di essere più preciso. Questa sera comunque abbiamo parlato di astrologia, signori, ve lo dico. Esattamente. E l'ultimo aspetto è l'individuazione di Jung. Esatto. Se si riuscisse a fare quel tipo di consapevolezza, è quello che Jung promuove. E di questo potremmo anche parlare, perché tanto adesso magari ci cacciano dalla sala, ma due chiacchiere fuori con noi siamo in grado di farlo. Una cosa che mi interessa dire, Claudio, magari dagli tu una cosa. Claudio sa che l'inizio della croce cardinale, sì, corrispondente con oggi, esattamente con oggi se non sbaglio, comunque 23, a cavallo tra oggi e domani. Ci saranno giorni difficili, sicuramente difficili, dato che non si può prevedere il futuro, il tempo, il passato e il futuro, c'è da fare un discorsetto niente male. Per cui Plutone 250 anni fa entrò in Capricorno come sta oggi, 250 anni fa distrusse la società precedente che era quella agricola, promosse gli Stati Uniti d'America, quindi promosse l'imprenditoria. 250 anni dopo evidentemente distruggerà l'America e tutto quello che ne consegue. Quindi la caduta e i crolli degli imperi probabilmente insomma sta accadendo. In 15 anni questo avverrà. La domanda sarebbe interessante capire se fosse gestita l'America da un astrologo, magari se mi fanno una domandina, io li sposterei su un processo ulteriore di luce, ma sarebbe bene che poi l'uno parlasse, perché qui escono fuori personaggi poco chiari, come si suol dire. Allora certo. Poi il lavoro di Biglino, che è eccezionale, verrebbe disperso di nuovo perché entrerebbero altre persone, o no? Grazie Claudio, scusa se così poco tempo ci teneva a fare questa, ce ne sarebbe tantissimo anche da quel punto di vista. Questo sempre per tornare al punto che aumentando e risvegliando la nostra coscienza, amplificando la percezione della realtà, riusciamo a capire meglio altre cose, capendo meglio altre cose arricchiamo l'ambiente che abbiamo intorno, arricchendo l'ambiente che abbiamo intorno riusciamo a controllare meglio e a difenderci meglio dal tentativo di prigionia e di schiavitù. Qui siamo chiaramente soggetti. Io chiuderei con qualcosa di divertente, se gentilmente dalla regia, sembra di stare in TV, ci potesti mandare l'altra presentazione, Salvatore, perché è interessante vedere poi insomma un piccolo focus che ho fatto anche in un'altra occasione, ma è sempre molto divertente per chiudere, e riguarda un po' noi l'Europa, perché poi alla fine a proposito di cambi di potere e cose, e noi insomma in qualche maniera stiamo subendo anche una strana situazione. Pochi di noi sanno che alcuni anni fa c'è stato una grande impegno politico legislativo a Lisbona, questa cosa viene chiamata Trattato di Lisbona, in cui in qualche maniera sono state proposte tante idee, leggi da mettere in pratica, nessuno sa esattamente, ma ci stanno insomma è un volume credo di quasi 300 pagine che con tutta una serie di proposte di legge che giorno dopo giorno vengono ratificate piano piano da tutte le nazioni dell'Europa senza che i cittadini ne vengano avvertiti, chiaramente questo è più che normale. Siamo pronti? Per il filmato sì, mi sono sforzato con l'aiuto anche di altri ricercatori a trovare alcuni degli elementi più curiosi tra le proposte di legge che fanno parte del Trattato di Lisbona. Se mi mandi gentilmente la prima slide, ve le faccio leggere in rapida sequenza e per far capire cosa c'entrerebbero con il discorso alieni che abbiamo affrontato stasera. Benissimo. Istituzione dell'Europolis, abbastanza facile da capire, Europolis significa un unico forza di polizia che in qualche maniera si occupa di... Bravissimo, andiamo avanti velocemente, perché l'esercito col balenato ce lo risparmiamo. Potenziamento di sistemi di sorveglianza, mi sembra che l'abbiamo già perfettamente percepito. Sì, al verichip. E a proposito di tecnologia tutta resta, ma qui stiamo parlando di microchip, insomma tra il film e quelle cose che abbiamo più o meno detto siamo abbastanza già in tema. Sia nucleare, vabbè, questa è una vecchia storia. Il OGM è qui, insomma, meglio non commentare, andiamo avanti. La clonazione umana, sì, sia la clonazione, si commentano da soli, direi, sì. Sia lo sfruttamento di qualsiasi territorio naturale europeo.
centralizzazione per pubblica utilità. Centralizzazione del potere della Banca Centrale Europea, ma questo insomma, ne siamo ormai tutti perfettamente consci, insomma, no? Il sistema bancario deve essere messo in serie difficoltà per proporre un'entità più grande e più multinazionale, quindi il stesso sistema bancario che crea sfiducia nei propri confronti, come già accade in America, chiaramente i tempi delle prese, per poter imporre una unità più potente e avvolgente multinazionale. Sincretismo con le più ragioni religiose, che può apparentemente sembrare una cosa positiva, e sappiamo per varie ragioni, e l'abbiamo appena passato con Tristano, che cosa potrebbe voler dire. Comunque, sempre potere religioso. Sì, va bene. Io direbbe un'Europa puramente consultiva, che ce ne frega niente. Tutto il potere in Europa, 27 commissari, quindi ecco già subito un'altra, diciamo, elevazione del potere. Neanche più i presidenti, neanche più i capi di Stato, ma dei commissari che le rappresentano, le nazioni, e quindi rendono conto alla centralizzazione di Bruxelles. Si potrà venire arrestati e essere detenuti senza essere sottoposti al governo fino a 4 anni ed essere portati in un qualsiasi carcere europeo. Molto, molto democratica questa apertura dal punto di vista carcerario, no? Perché uno per forza, un napoletano deve essere per forza carcerato a Napoli, no? C'è posto ad Amsterdam, questo è un vero concetto europeo. Se non ce la fanno mai, esattamente. Chiaro? Ci siamo? Morte, omicidio, in modo conforme, in un'insurrezione popolare, operati con mesi in imminente pericolo di guerra. Questo mi sembra molto pericoloso, calcolando i tempi, perché creando, alzando lo scontento, si crea la sommossa popolare e si sono già parati il deretano. Va bene, questo per arrivare ripetutamente alla fine. Per promuovere il Trattato di Lisbona sono stati fatti due spot. Uno spot dove c'è una piccola famiglia che porta a dormire il proprio bambino e una voce rassicurante fuori campo che dice grazie al Trattato di Lisbona, il cittadino europeo potrà, eccetera, eccetera, eccetera. Lo spot si conclude con questo monogramma, dove vedete che ci sono le stellette della Comunità Europea, però se guardate proprio bene sono con la punta rivolta in basso. Biglietto? Torniamo indietro. Oh, che mi è spento il coso proprio adesso, che c'era l'effetto. È un boicottaggio. Salvatore, sei dei servizi segreti? Spento il coso. È anche tanto segreto. No, mi sembra proprio. Ti togliamo la luce. Dai, sennò poi nasce la cosa che ci boicottano anche durante le conferenze, questo non è carino. È bastato già. Sì, no, era quella piccola cosa che vi dicevo. Il termine di questo spot finisce con questo monogramma, dove vedete le stellette dell'Unione Europea, che però sono con le stelle a testa in basso, come sapete è il pentacolo, no? Punta rovesciata, è un simbolo satanico. Questo vuole farci capire che il satanismo comunque è un lungo discorso, ci arriveremo, e serve anche a coordinare tutto quello che abbiamo detto per dargli, diciamo, come dire, un carattere ben preciso che possa in qualche maniera sempre incutere timore, eccetera, eccetera. Ma cosa c'entrano gli alieni? Titolo della nostra serata, questa serata l'organizzatore di Fazione ha chiamato una serata con gli alieni, quindi mi è sembrato che siamo andati un po' oltre, però diciamo era carino questa cosa della serata con gli alieni. Cosa c'entrano gli alieni col Trattato di Lisbona? Cosa c'entra con la Comunità Europea? Se Salvatore mi mandi lo spot, l'altro spot creato per promuovere il Trattato di Lisbona, magari possiamo capire ancora meglio. Yes. Volume. Presentissimo il volume, però. Ce l'abbiamo l'audio? Non ci abbiamo l'audio? Non è tablato. Ah, perfetto. Questo è lo spot del Trattato di Lisbona. Possiamo comunque capirlo. Loro dicono, cos'è questo rumore che sentiamo? È l'Europa che festeggia il Trattato di Lisbona, dice l'alieno di sinistra. E con grazie al Trattato di Lisbona, e possiamo avere delle immagini olografiche, dice l'alieno, e il cittadino europeo potrà avere tutta una serie di vantaggi, per esempio poter partecipare liberamente e proporre le proprie idee in nome di un'Europa, e quella della malavita verrebbe godata per gli alieni, e tutte le parti.
parti per promuovere i cittadini della comunità europea, chiaramente eruzioni vulcaniche, questi ne sappiamo qualche cosa e tutti saranno pronti a intervenire insieme per fronteggiare. E lui dice bene, vuol dire che sono pronti per poterci accogliere, pronti, fate rotta verso l'Europa e andiamo a parlare con loro. Lo spot. Vabbè. Forse è doppiato da te, eh? Grazie, alla prossima. Scusate, ma abbiamo avuto poco tempo. Il finale è un po' misero senza auto. Siamo qua fuori, ciao.